Mi chiamo Oceano, figlio di Urano, il cielo, e di Gea, la terra. Sono uno dei più antichi titani, nato nei primordi del mondo, quando l'universo era ancora giovane e in formazione. La mia esistenza è profondamente legata all'acqua, quella forza primordiale che abbraccia il mondo intero. Permettetemi di narrarvi la mia storia, la storia di un titano il cui dominio si estende su tutte le acque del pianeta. Sono stato il primo sovrano delle acque, ben prima che gli dei dell'Olimpo emergessero come governanti. La mia influenza si estende su ogni oceano, fiume, lago e sorgente. Sono il personaggio che unisce tutte le acque del mondo in un unico vasto regno. Le acque non sono solo la mia dimora, ma anche il mio stesso essere. Attraverso di esse sento i sussurri della terra e il respiro della vita che vi scorre. Quando Urano e Gea crearono il mondo, io e i miei fratelli e sorelle, i Titani, siamo nati per popolarlo e governarlo. Mi sono unito in matrimonio con mia sorella Teti, la Titanide delle acque, una dea altrettanto potente e saggia. Insieme abbiamo generato 3.000 figli e figlie, gli Oceanidi e i Potamoi. Questi nostri discendenti sono le divinità delle acque dolci e salate e si possono trovare in ogni fiume, lago e mare, alimentando la vita ovunque vadano. Durante la Titanomachia, la grande guerra tra i Titani e i nuovi dei dell'Olimpo, io scelsi di non prendere parte agli scontri. La guerra portava solo distruzione e sofferenza. E io, che conoscevo il valore della vita che le mie acque sostenevano, preferii rimanere neutrale. Mentre i miei fratelli combattevano e venivano infine sconfitti, io continuai a governare pacificamente il mio regno liquido. Anche quando i Titani vennero imprigionati nel Tartaro, io e Teti rimanemmo liberi, osservando il mondo dall'ombra delle nostre acque. Il mio flusso incessante di acqua rappresenta il continuo ciclo della vita, della morte e della rinascita. Ho visto innumerevoli ere e civiltà sorgere e cadere. Sono stato testimone della nascita degli uomini e della loro evoluzione, delle loro glorie e delle loro tragedie. Attraverso tutto questo ho mantenuto il mio corso immutabile, consapevole che ogni cambiamento è solo una parte di un ciclo più grande. Gli dei dell'Olimpo, sebbene vittoriosi nella Titanomachia, hanno sempre rispettato la mia autorità sulle acque. Persino Poseidone, il dio del mare, sa che il mio regno è più vasto e antico del suo e mi onora per questo. Il mio dominio non è limitato ai mari e agli oceani che Poseidone governa, ma si estende a ogni goccia d'acqua che scorre sulla terra. Nelle mie acque vivono creature di ogni genere, dalle più piccole alle più maestose. Gli esseri umani navigano sulle mie superfici, pescano nelle mie profondità e costruiscono le loro civiltà lungo le mie rive. Le mie correnti trasportano calore e nutrimento, influenzando i climi e le stagioni. Le mie onde parlano del tempo e della memoria, portando con sé le storie di ogni epoca. Sono oceano, il titano delle acque, il flusso eterno che mai si arresta. Sono il padre delle correnti e delle maree, e attraverso le mie onde la storia continua a svolgersi senza fine. Le mie acque sono un riflesso della vita stessa, mutevoli eppure costanti, calme eppure potenti. E così la mia storia continua, narrata dal moto perpetuo del mio regno liquido. Spero che abbiate apprezzato questo affascinante viaggio nella storia del Titano Oceano, narrata da lui stesso. Attraverso le sue parole, abbiamo potuto immergerci nelle profondità della mitologia greca, scoprendo non solo le origini di Oceano, figlio di Urano e Gea, ma anche il vasto e complesso regno delle acque su cui ha sempre regnato. Oceano ci ha raccontato della sua unione con Teti, dalla quale sono nati gli Oceanidi e i Potamoi,
divinità che personificano le acque dolci e salate di tutto il mondo. Questo legame profondo con ogni corso d'acqua ci ricorda quanto sia fondamentale l'acqua per la vita e l'equilibrio del nostro pianeta. Abbiamo esplorato la sua scelta saggia di rimanere neutrale durante la Titanomachia, la grande guerra tra titani e dei dell'Olimpo. Mentre i suoi fratelli e sorelle venivano sconfitti e imprigionati, Oceano ha continuato a governare pacificamente il suo regno. Questa decisione non solo ha preservato il suo potere, ma ha anche dimostrato il suo profondo rispetto per la vita e la natura, evitando il caos e la distruzione che la guerra avrebbe portato. Oceano ci ha ricordato l'importanza del ciclo continuo della vita, della morte e della rinascita, simbolizzato dal flusso incessante delle acque. Ha visto innumerevoli ere e civiltà sorgere e cadere, e attraverso tutto questo ha mantenuto il suo corso immutabile. La sua storia è un potente monito dell'importanza dell'equilibrio, della saggezza e dell'armonia con le forze naturali. Le sue acque ospitano una miriade di creature, dai più piccoli organismi ai maestosi giganti del mare. Gli esseri umani, nel corso della storia, hanno navigato sulle sue superfici, pescato nelle sue profondità e costruito le loro civiltà lungo le sue rive. Le correnti di oceano trasportano calore e nutrimento, influenzando climi e stagioni, e le sue onde portano con sé le storie di ogni epoca, fungendo da memoria viva della terra. Oceano è un simbolo di continuità e trasformazione, rappresentando le forze eterne che modellano il nostro mondo. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di rispettare la natura e vivere in armonia con essa. La saggezza e la neutralità di Oceano durante la Titanomachia ci insegnano che la forza non risiede solo nella potenza bruta, ma anche nella capacità di comprendere quando è il momento di restare in pace e lasciare che il corso naturale delle cose segua il suo corso. Se avete trovato interessante questo video e desiderate scoprire altre storie mitologiche narrate in modo avvincente, vi invitiamo a iscrivervi al canale. Attivate le notifiche cliccando sulla campanella, così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Lasciate un commento qui sotto con le vostre riflessioni su questa storia e fateci sapere quali altre figure mitologiche vi piacerebbe esplorare in futuro. I vostri feedback sono fondamentali per aiutarci a creare contenuti sempre più coinvolgenti e istruttivi. Vi ringraziamo per aver guardato questo video e per il vostro continuo supporto. Restate sintonizzati per ulteriori viaggi nel mondo della mitologia e oltre. Ogni vostra iscrizione, commento e like ci aiuta a crescere e a portarvi contenuti di alta qualità. Alla prossima avventura, e che le storie degli antichi dei e titani continuino a ispirarvi.